Il progetto nasce da un giovane detenuto che si chiama Andrea, che un giorno mi ha fatto capire che forse non facevamo abbastanza per il carcere. E da lì, insieme alla direttrice, è nato questo progetto che prevede, per il quale abbiamo sottoscritto un accordo e con il quale ci siamo dati degli obiettivi. L'obiettivo è quello di aiutare i detenuti ad avere degli spazi e delle azioni che possano consentire loro di utilizzare il tempo in maniera efficace. Abbiamo piantato insieme all'Assam, che ringrazio perché è il braccio operativo della regione, abbiamo già piantato un orto, degli ulivi e poi verranno piantati degli alberi da frutto, tutto nel rispetto della biodiversità. Le Marche sono, diciamo, per quello che riguarda l'agricoltura sociale, sono molto avanti. Ci sono altri due casi, anche il carcere di Montacuto che parte appunto insieme a noi per un nuovo progetto. Ci sono accordi che risalgono a diversi anni, sono arrivati a produrre anche per esempio la birra, quindi ci sono delle esperienze molto importanti in Regione Marche. Ma tra i vari progetti attivati, di questo siamo particolarmente fieri. È un progetto particolarmente prezioso per noi perché penso che la nostra terra è ricca da questo punto di vista, quindi l'agricoltura non è solo il nostro passato ma anche il nostro futuro. E poi penso, dal punto di vista del detenuto, il fatto di prendersi cura, in questo caso delle piantine, degli alberi, degli ortaggi e poi raccogliere i frutti. Quindi l'idea del prendersi cura, dell'impegno per raggiungere poi risultati importanti nella vita. No, per questo è bene, perché almeno faccio qualcosa, mi sento utile per qualcosa.